con il Parma, già, ormai è già festato. Vincitore dello scudetto 2011-2012. Siamo qui con uno dei leader della squadra che non è mai abbandonato dall'inizio dell'anno, Andrea Putignano. Vediamo cosa ci dici di questo anno. Quest'anno è stato all'inizio un pochino difficile. Abbiamo avuto un po' di difficoltà anche con una serie di infortuni. Però alla fine l'organico, il gruppo, è quello che conta e si è visto. Parmalè, Parmalè, Parmalè! Tu stesso come altri sei stato vittima di un infortunio, però grazie al gruppo sei riuscito ad uscirne. Sì, io a proposito prendo spunto di questa domanda per ringraziare tutti i miei compagni, ringrazio pure lo staff di Donna. E noi ringraziamo te! Una bella strada, una strada che ci ha portato da tanti anni a giocare insieme, a non vincere, a arrivare sempre in finale, arrivare sempre secondi, è brutto. Alla fine il torneo più importante di tutti gli anni, l'abbiamo vinto noi, i campioni siamo noi. Ringraziamo pure l'autoscuola Prima Guida, come vedete qui abbiamo allestito il nostro spogliatoio, d'altronde lo spogliatoio, e i campioni siamo noi. Abbiamo anche il capocannoniere del torneo. Diciamo che la squadra ti ha aiutato parecchio a fare gol. Sì, infatti mi ha aiutato parecchio. Devo ringraziare tutti gli amici, tutti quelli che fanno parte del Parma e soprattutto Pasquale Lamorgese, che purtroppo c'è stato malinteso. Soprattutto lo voglio dedicare alla mia ragazza perché ci sopporta fino alla fine. I trofei non sono finiti in casa Parma perché abbiamo anche il miglior portiere del torneo. Sei contento finalmente di aver vinto questo miglior portiere? Sì, diciamo di sì, sicuramente contento, e questo lo dedico specialmente alle mie difese, Natalino e Paolo, perché sono stati veramente ottimi difensori e grazie a loro ho vinto questo trofeo. Ma ora bisogna giocare l'ultima partita per festeggiare la grande. Andiamo, vinciamo anche questa e ce ne andiamo. Scotch all night, nicotine for breakfast just to put me right.